Mi rendo conto che quando ricomincio la settimana ho perso l'abilità nella parola, quindi per me fare questa pallina è complicatissimo perché non so più parlare. Comunque, buongiorno abitanti, buon inizio settimana, andiamoci pianissimo perché è solo lunedì. Vi volevo dire che sono qui per fortuna perché ieri praticamente ho subito un'indigestione di lasagna vegana, nel senso che ho mangiato troppo e sono andato a letto che ero veramente morto, cioè mi sentivo la pancia esplodere, stavo malissimo, però alla fine durante la serata sono riuscito ad affrontarla e sono riuscito a sconfiggerla. E detto ciò, ora mi devo spedire come un razzo in studio perché dobbiamo parlare in live naturalmente della nottata degli Oscar. Cosa vuoi fare? Non parlarne della nottata più, come posso dire, sopravvalutata di sempre. Si va, si dicono due cagate e vediamo chi ha vinto. Vince la migliore interpretazione del riempiborracce in live, rullo di tamburi, grazie mille a Nick per i 27 mesi, Davide Franceschelli! Salga sul palco, prego, per il discorso finale. Sempre detto, il vegan fa male, ma no, vabbè, mio padre è così che esordisce con la sua prima frase in live. Eravamo un attimo in ritardo perché, come vedete, eccolo, eccolo! Hai prenotato per lunedì prossimo? Ho prenotato? Ah, sei stronzo. No, non ho ancora prenotato. Non ho ancora prenotato. Non verrai. No, vorrei venire. È finito sicuramente. Ah, dici che è già andato a Ruba. Vabbè, dovevo andare di nuovo al cinema per assistere al documentario che si chiama... Non mi ricordo neanche come si chiama. Ti ricordi come si chiama? Food for Profit. Esatto, Food for Profit, in cui ci sarebbe stata anche la documentarista che l'ha creato, giusto? Sì, in realtà è stata una roba strana perché doveva esserci il martedì 19. Ok. Abbiamo acquistato i biglietti. Sì. Hanno venduto tutto. Okay. Quelle ha detto che non c'era più il 19. E ha detto ci sono lunedì. Esatto. Però. Ok. E vabbè. E quindi niente, devo prendere i biglietti ma non li ho ancora presi. Ci sarà ancora posto, scopriamo. Grazie mille Rick, ieri sera ha visto Dune 2 in Atmos. Bello bello. Allora, devo dire, partiamo subito da questo. Ho accettato l'invito di Frank, siamo andati a vedere Dune. Era un invito. Vabbè, era un invito, era consiglio. Tipo, un consiglio, il consiglio di Frank di andare a vedere Dune in Atmos. E un'altra roba, effettivamente non pensavo, ma sembrava di essere finalmente al cinema. Cosa che non... cioè, mi sembrava anche la volta che ci sono andato a vederlo io, però avendo lo standard così basso, ok? E non so dove vai, cioè. Vado in una nota catena, grazie mille Cordo, grazie, buongiorno. Vado in una nota catena di cinema italiana. Perché? Perché effettivamente è il più comodo che abbiamo qua a Bologna. Cioè non è che ce ne sono di più comodi a Bologna. Anzi, se non vai in quello devi andare un po' in quelli che io chiamo indipendenti, che ci sono a Bologna, che sono magari nel centro, così, che sono ancora peggio. Oppure, non ancora peggio, però insomma... Tanto vale stare a casa. No, è comunque più bello perché lo vedi più grande, lo vedi bene, lo vedi con i tuoi popcornini, quindi secondo me ci sta. Però effettivamente, grazie mille Zapparco per i 14 mesi e soprattutto condividi l'amore nella chat. Auguro a Space Valley. Ah, è l'anniversario. Grande, è l'anniversario. Tanto pare è l'anniversario di quando siamo diventati partner Twitch. Che figo. Che però è una, non so come dire, è imbarazzante festeggiarlo perché siamo uno di quei canali a cui abbiamo scritto: ehi, ciao Twitch, ma sai che stiamo aprendo un progetto su Twitch? No, fighissimo, volete la partner? Sì, grazie. Beh, dai, però è sempre... Vabbè, vuoi mettere a essersela conquistata? Beh, te la sei conquistata andando ciao, a prendere. Ciao, siamo degli YouTuber, veniamo su Twitch. Ah, grandi. Mi è andata così. Era anche incazzato nero. No, ma è una cosa che ci sta, è figo, bene, ringraziamo. Bene. Però mi raccomando, augurateci un felice anniversario, perché non ce lo ricordavamo neanche noi. E quindi stavo dicendo, l'esperienza in Atmos è incredibile. Cioè, a volte ti assorda completamente. Cioè, io a un certo punto ho pensato a metà del film, ma io uscirò che già ci sento poco, dopo l'Atmos non ci sentirò ma per dai, nulla. No, te lo giuro. Ti fischiavano le orecchie dopo. No, non mi fischiavano allora le orecchie, però ho avuto dei momenti in cui ero veramente colpito dal suono, però fighissimo, cioè mi è piaciuto anche un botto rivederlo, l'ho visto insieme a Frank e ho visto un Frank comunque molto affaticato nella Madonna. Visione, a volte guardava l'orologio sperando che a breve finisse quella tortura, a volte l'ho visto un po' sbadigliare, no, tortura no, no, sai che non ho mai sbadigliato, posso dirti, ora secondo me
e forse eri arrivato a un momento della serata in cui eri stanco. No, ma il mio problema è quello che i film li fanno troppo tardi. Dovevi vederlo tipo al pomeriggio, sì, perché sarebbe stata un'altra roba. È vero che riguardandolo ho notato qualche parte un po' lentina, ma che comunque a me mi ha preso tantissimo. Ne parleremo domani. Ne parliamo domani. Domani ne riparliamo. Quindi non posso dire più niente su Dune. No, poi però io mi aspetto, visto che oggi lo vado a rivedere in inglese, aspetto di rivederlo. Ok, ci sta. Perché appunto vorrei capire un attimo meglio delle cose. L'unica cosa che, senza fare spoiler, mi ha fatto molto ridere come a me mi abbia preso tantissimo il romanticismo che c'è all'interno dell'opera. E non è romanticismo. Non far spoiler, non far spoiler. Ok, ma non è romanticismo. Romanticismo è un'altra cosa. Diciamo, io ero un po' preso da questo romanticismo. Poi, naturalmente, con questa colonna sonora sotto, che è bella presente, è figa. Cantami la colonna sonora di Dune. Com'è? È uno dei più brutti lavori di Hans Zimmer di sempre. Io su cioè, questo non sono assolutamente d'accordo. Anzi, per ignobile. Me, vabbè, ovvio, magari non è a livello di altri, però secondo me è molto particolare. Sono dei droni. È stato fatto un lavoro differente. È stata creata questa musica arabeggiante, molto esotica, che però in qualche maniera ti scava dentro, capito? Com'è? Come il verme. No, è una di quelle colonne sonore da solo sottofondo. Cioè che non ti rimane in mente nulla. Io, allora, no, è vero, non è troppo cantabile. Ok, non è troppo cantabile, però secondo me è molto figa. Cioè io l'ho trovata veramente bella. Cioè che c'è questo, ripeto, questa musica un po' esotica che ti prende. È un po' una lagna, tra virgolette, però un po' ipnotizzante. Ed è quello il suo bello. Poi sei in mezzo a queste dune del deserto. Cazzo di colonna sonora. Ma infatti quello tristissimo. Cioè, deserto subito roba. No, però arabeggiante. Arabeggiante e riadattata. Ma non ci sta. In un contesto di fantascienza. Quindi non era così scontato. Guarda, mi bandi mio padre, che guarda, purtroppo si è svegliato male il lunedì e quindi ha bisogno di un bandino. Di promuoverlo 20 secondi. No, zero. 20 secondi bannato. No, dai, è tornato a fare una roba abbastanza carina dopo anni Zimmer. Io concordo. Comunque sbaglio, questo è il grande ritorno di Tonno Karaoke. No. Comunque bellissima secondo me. Ma poi lui parla, manco ha visto il film. Dai, bellissimo. No, dai, è bello. Ma no, non l'ha visto, se no me l'avrebbe detto. Non l'ha neanche visto. Nuovo video sul canale Tonno Karaoke, indovinando le colonne sonore dei film. No, mi dispiace Lorenzo, si è dobbiamo già fare quella degli indie. Quello degli indie mi gasava tantissimo. La facciamo oggi? No, non la facciamo oggi. Perché facciamo oggi? Boh, non lo so. In teoria è il beer pong, però anche lì è tutto da vedere. Ma dovevamo fare un altro video? Ma noi dovremmo fare mille di video. Però senti, è lunedì, cioè comunque io ripeto, ci vado piano, affronto la giornata un passo alla volta e vediamo che cosa succede. E detto questo, ieri sera bisognava fare tutta la roba degli host. Bisognerà parlarne un minimino. Ma un minimo è tutta la live, abbiamo 800.000 cose. Io avevo anche visto un po' di roba. Vabbè, dai, chi se ne frega, butta tutto nel cesso, perché oggi si parla di Oscar senza saperne assolutamente nulla, ma soprattutto non avendo neanche visto tutti i film in gara, perché questo secondo neanche me è la avendo cosa... visto la serata più che altro. Neanche avendo visto la serata, ma soprattutto io addirittura, nonostante tutte queste premesse, ieri ho fatto pure delle previsioni. Cioè, io ho fatto con Nelson e Riccardo Fondini delle previsioni, perché Riccardo Fondini l'ha seguita, no, ha detto che si era organizzato per seguire, ma infatti so ce l'ha fatta. Pensavo anche tu con Nelson. No, a me non mi frega niente, cioè veramente è per me per tipo stare la... con loro. Ah no, vabbè, ma non la seguivano insieme. Ma come no? No, la seguivano in tanto giocate. Ecco, mi ha messo una foto di Akira Toriyama che è spuntata così un attimino e mi è venuta subito la nostalgia. Mi è venuto chiudendo la roba. In questo fine settimana ho vissuto un momento di nostalgia incredibile. Cioè non ti capita mai. Zero. Intende cosa intendi? Ah, di tutto, della mia vecchia casa, di quando giocavo sul tappetone con i miei giocattoli, di quando andavo da mia nonna, di quando guardavo in TV i cartoni, tra cui c'era Dragon Ball, poi Simpson, poi dicevi, vabbè, ma mi dovrei mettere a studiare, ma aspettavi ancora, c'era la tipica fiction orrenda che aveva comprato Mediaset e te la sparavi a tutto volume perché tanto... c'era quello, niente, zero. Mi ha reso questo momento nostalgico. Sono comunque riuscito a sfogarlo con una persona che non è Nelson, incredibilmente, però ne ho parlato un po' con lui e lui mi ha tirato fuori altri aneddoti, tipo il dopo scuola, le telefonate con gli amici. Ah, beh, è bellissimo. Ma te l'ho sempre detto, Aldo, che qua il finiamo su quei discorsi. Lo so, non devo essere come era anche Iacheti sui salotti. Non volevo proprio tagliare un piede. Lo so che ti voglio tagliare un piede. Io sono il primo a non essere di solito nostalgico, però effettivamente a volte ricordare quei tempi lì dici, caspita, sembravano veramente
veramente bellissime. E non ti sembrava in quel momento. Cioè in quel momento lì vivi, è una cosa che fa la tua mente, la mia, sì, esatto. Cioè cerca di rifugiarsi in quei ricordi, idealizza per non affrontare la realtà del presente. Giusto, no. È quello, ok. E quindi ti vorresti tagliare le palle quando tiro fuori un po' della roba nostalgica? No, assolutamente. Ah, ok, ma mi sembrava che l'avessi detto così. No, no, ho detto okay. Quello. Ma andiamo alla, alla nottata degli Oscar. Tutti i vincitori degli Oscar. Oppenheimer è il film che ha vinto più premi, purtroppo. Tanto ringraziamo i Rapp e tutti voi abbonati che siete 930. 36, un numero non banale. Guarda qua che Lavander. Quasi più. Ma posso avere anche io una borraccia? No? Lavander. No, borraccia no. Come l'aveva pronunciato Pingu? Lavender. Lavender. Non lo so. Leviosa. Ollivander. Ollivander. Guardate che bella. Mia. Mi dispiace, non ci sono nuove borracce. Ah, giovedì sera c'è la live horror. Effettivamente devo ancora chiedere se sono libero. No, non è vero, stavo scherzando. Era uno scherzone che ho proprio per, fatto per avere questa reazione. Ho già... Non è vero, se non hai chiesto. No, io ho già confermato il fatto che giovedì c'è la serata horror. Ma sul calendario posso scrivere che c'era scritto possibile serata horror. Mi sa. Perché avevo controllato prima. Ah, forse sul mio. Ok. Allora, no, era per dirti che forse Nick non è ancora convinto. No, Nick ho chiesto. Allora, a posto, allora ci siamo. Giovedì, mi raccomando, alle 8 in live seratona horror. Ma non lo vogliamo proprio affrontare questi Oscar? No, no, era solo perché okay. Dovevo ringraziare il rap. Serata horror, naturalmente. Ma c'è Pechino, io lo guardo il venerdì. Se Pechino. Frega di Pechino. Ma adesso ci si frega, stai bello tranquillo perché comunque mi appassiona. Stavo dicendo, no, aspetta, cosa ho appena detto? Pechino è rotto di nuovo. Giovedì. No, ah, gli Oscar. No, sì, giovedì serata horror con il gioco che ad alcuni di voi non è piaciuto. Mi dispiace, però ci sta, a me prendeva, quindi io spero di fare. Io cambierei. No, aspetta, io la mia intenzione è provare da qua a giovedì a fare un corso avanzato a Nick di affronta le tue paure, ok? Del cercare di affrontare la sua paura su quel videogioco, poi provare in live e vedere se funziona, ma avere una riserva nel caso veramente Nick non funzionasse su quel gioco lì e ci rompessimo tutti i maroni. Che dici? Potrebbe essere una... Non so, mi turba cambiare a metà. Ok. Cioè, piuttosto allora ce lo faccio, lo spariamo. Grazie mille Pagoggi per i 7 mesi. Dopo alle 11 giovedì diciamo vabbè basta. No, aspetta, avevo un'altra idea, lo switch. Nel momento in cui ci fa veramente incazzare, no, si switcha e mi dà il pad, ok? E quando se lo rimerita di nuovo glielo do, in modo tale da cercare di movimentare un attimino il gameplay, ma tenere un unico salvataggio. Non è che io poi dopo, no, quando... No, però è presente che lui mi diceva, non so, ti do il pad, proprio dopo se va male, ricarico. Cioè, secondo me non ci sta quello. Devi litigare tu. Andare vabbè, poi lui ricarica. Grande mille sbecuz per i 2 mesi. Vabbè, adesso comunque in qualche maniera trovo una formula per riuscire a fare avanzare Nick nel gioco. E Tono, tu invece devi giocare a Supermarket Simulator, che ho anche visto, King. L'avevo visto Supermarket. Sembra fatto molto male. Ah, ok, non ti piaceva. Ma ho guardato un po' il gameplay. Mi sembrava proprio in basic. Ok. Non lo so, secondo me non ci divertiremmo troppo, questa impressione. Beh, Claudia ci sta provocando tantissimo. Non vorreste farne uno veramente horror? Quando avete portato First to Phantom c'era troppo da ridere. Bisogna trovare anche quelli. È che ce ne sono, dire, Amnesia ce l'avevamo già. Esatto, era una quello. Proviamo, sì. No, è che ce ne sono, però alcuni sono anche troppo. Altri non mi ispirano, perché Fear to Phantom ha sempre quella cosa di avere i jumpscare però fatti per bene, cioè nel senso che secondo me è un giusto mix. No, non è i jumpscare Fear to Phantom. Alcuni sì, cioè effettivamente anche come ti arriva in realtà il nemico addosso è un jumpscare, secondo me, per come ti arriva con la musica. No, e però tutto. Te l'aspetti. Sì, esatto, cioè è per quello che ti dico, fatto bene, cioè fatto in una maniera che non è Non è un jumpscare. Forse sì. Sì, secondo me è che è costruito bene, perché ma non c'è nulla di male. Basta che salti sulla sedia per essere un jump. Effettivamente sì. Grazie mille G Flowers per i 12 mesi. Vabbè, detto questo basta, mi sono rotto le palle, andiamo a vedere chi ha vinto gli Oscar ieri sera. E che cosa è successo? Prendiamo, perché poi mi è andato anche un articolo di quello che è successo. Ah, allora preferisci parlare di quello. No, preferisco di vedere chi ha vinto. Io ho guardato comunque il discorso introduttivo di Jimmy Kimmel. Ok, è stato bello. A me è abbastanza annoiato, c'è cioè qualche cosa un po' simpatica, però probabilmente mille card 18 cioè, non sono io il pubblico adatto, cioè fatto per gli americani. Esatto, cioè una roba però, molto americana. Non mi sembrava niente di che. Ma neanche le battutine. Erano battute un po' così. Okay, che accontentavano tutti. Sì, niente di esagerato, non lo so. Non mi sembravano un po' una provocazione a volte?
No, cioè nel senso ha fatto un po' di perculate, però non è stato molto divertente. Ok. Non mi aspettavo dei ceffoni, ecco. Però io, cioè, nel senso Kimmel mi sembra proprio quel personaggio. No, a me Kimmel, cioè, no, è bello, però nel senso mi piace il suo show. Secondo me è esagerato. Però nel suo show fa molto più ridere. Ah, ok. Cioè, non so, mi sembrava un battuto studiato su di lui. A me sembrava mega emozionato. Cazzo, effettivamente, sai, poi, la... non dovrei, l'avrà già presentato non so quante volte. Avrà ah, ok, ok. Se non era la sua prima volta, comprendo. No, no, ovviamente, arriva Luca che dice: ne avete già parlato di Dune? Che mi sono collegato. Sì, ne parliamo poi ma meglio ne parliamo domani. Meglio perché Frank lo rivede stasera. Inoltre, io ho guardato un video di approfondimento di Rick Duffer sulla filosofia dietro Dune. Io lo consiglio perché mi è piaciuto molto. Devo dire, mi ha aperto un po' delle strade che effettivamente non avevo percorso. Possiamo vedere sti sì. cazzo di vincitori. Io non ce l'ho già in più. Cioè, allora diciamo, andiamo sui facili, allora, miglior film devi leggere quello in grassetto. Sì, vabbè. Vabbè, ma cazzo, miglior film, mettimi sul no, perché vuoi no, vuoi sapere contro chi sei battuto. Ma oppure mettimi, cioè questa grafica è fatta male, mettimi una stellina, mettimi l'Oscar. Mettimi l'Oscar di fianco, posso criticarlo. Sì, sì, no, quello siamo d'accordo. Okay. Comunque, miglior film, purtroppo. Diciamo chi lo meritava davvero. Barbie, non sono d'accordo 100%. Io non sono Oppenheimer. Se vuoi Povere Creature, per me vuoi. Povere Creature era molto bello. Ma non ho visto La Zona di Interesse, che a quanto pare ha vinto un'altra roba. Ma ci arriviamo dopo. Ha vinto Oppenheimer. Sei contento? No, sei contento? Cioè, nel senso, non me frega niente, per me questa notizia mi passa totalmente. Era scontato. In maniera indifferente. Cioè, nel senso, non mi tocca. Però boh, Oppenheimer, tra tutte le robe un po' originali che potevi fare, proprio l'americanata per eccellenza, Oppenheimer, mi viene da dire. Ah, ma se fosse stato bello ero d'accordo. Ma non è un brutto film, sì, che non mi viene è noioso proprio. Allora, per me è mega noioso, però non mi viene da dire è brutto, cioè non è che proprio una roba che arriva però è noioso. E dici, oh mio Dio, è una palla totale su una storia americana di cui non me frega assolutamente nulla, che celebra una figura comunque americana. No, certo, infatti, in realtà tutto mi torna. Cioè dico ci sta e poi dietro c'è un nome gigantesco, Nolan. Ma poi io non so neanche le come si possono chiamare dietrologie degli Oscar, cioè cosa c'è dietro, nel senso che magari ci sono comunque contatti, robe, influenze, saranno tutti amici, come funziona la non so nulla. Però Oppenheimer ammetto che era secondo me la scelta più scontata da fare e sono riuscito a farle. Ma andiamo alla miglior regia. E chi l'avrà vinto? Grande Nolan! Però aspetta, secondo me la regia un attimino, non so che cosa cazzo valuti, penso la regia, però non so in che maniera effettivamente. Però per me questo ci poteva anche già stare. Cioè per me ci stava non metterlo miglior film e ci stava dare la regia comunque a Nolan, perché secondo me vedendo gli altri sono d'accordo. Dai, cioè no, vabbè, ne ammetto due, non li ho visti. Anche se non ti viene neanche tutta la zona di interesse, non l'ho visto. Però anche Povere Creature a me era piaciuto molto. Sì, ma non è una bella. Non è una bella regia. Boh, può. Non ho visto una quello bella di fotografia. Ah, può essere. Non ho visto quello di Scorsese, non so se fosse valido. È già proprio più basic del okay, mondo. Ok, va bene. Ma era quello l'ho visto. Era Gaia, quello che ha consigliato Gaia, che l'ho visto ieri su Prime, che mi ispirava tantissimo, e mi sa che ci aveva fatto anche un articolo al Post, uno scrittore afroamericano, che poi lui è famosissimo come attore, ma non mi ricordo il nome, che critica tutta la cultura del white guilt, ovvero il fatto che i bianchi devono sentirsi in colpa, cioè praticamente è... adesso io me la ricordo, spiegata, cioè è questo il senso, ma è questo autore, ok, nero. Sì. Che cerca naturalmente di affermarsi. A un certo punto nessuno autore di libri, sì, scusami, nessuno lo caga e quindi fa tutto un libro basato sul senso di colpa che devono avere i bianchi nei confronti dei neri. Ok, okay? Per tutta la questione razziale. E in quel momento lì, tipo che si chiama Fuck, una roba del genere, in quel momento lì diventa famoso. E quindi lui deve convivere con questa roba che è diventato famoso solo nel momento in cui si è esposto su questo tema qua. Adesso l'ho spiegato malissimo, andatevi a vedermi a vedervi il film. Ma sembra interessante. Però mi sembrava molto interessante. No, lo trovi in piattaforma su Prime Video. Okay. Vabbè, comunque andatevelo a vedere. L'ho spiegato malissimo, ma mi sono un attimo perso. Sì, segnatelo, si chiama l'ha detto prima forse. L'hai citato bene. Non lo so, questo non ne ho assolutamente idea. Per me non si chiama tipo Fuck. Ah, ma quindi non l'hai visto? No, ho visto solo l'anteprima e ho detto cazzo lo voglio vedere, ma voglio vedere qualcos'altro. Sì, molto bello, dice Gret. Tonno, hai visto Ragazzo di Vora Universo su Netflix? No, non l'ho visto, Bea l'ha visto Nelson e non mi ricordo che cosa mi ha detto.
L'ho spiegato malissimo, strano. Beh, come tutte le cose, ovviamente. A un certo punto, Dia Nelson, quando può fare questa classifica? È incazzato nero per questa roba delle serie. Perché gli avevi promesso che l'avresti portato in live a fare questa roba delle 64 serie per decidere qual è la migliore serie TV dell'anno. E invece, niente, non lo chiamiamo mai, poverino ragazzo. Cosa stai cercando? No, ho aggiunto. Ah, l'hai aggiunto, bravissimo. E comunque andiamo a miglior attrice protagonista. Lo vince Emma Stone. Beh, dai, se lo meritava. Molto, molto brava. Mi ricordo se è il suo secondo o terzo. Secondo me mi verrebbe da dire secondo, ma non ti saprei dire in cosa l'ha vinto prima. Però Emma Stone ci stava. Dai, molto brava. Ah, a me era piaciuto veramente un bot. Che poi io non sono un fan di Emma Stone. Ma niente. Cioè, mi sta anche un po' sulle palle, in realtà. È il secondo Oscar come miglior attrice. Perfetto. Ci sta. Okay. E vabbè, Oscar meritato, non so chi ci fosse anche. Bradley Cooper, il maestro, che non ho visto, però mi hanno detto che continua a non vincere Oscar Bradley Cooper. Ah, perché è vero, lui non ce l'ha. Okay. Lo desidera molto. Avevo sentito anche Paul Giamatti, molto bravo, in Holdovers, che volevo andarlo a vedere, non lo sono andato a vedere. Ah, però aspetta, scusate, mi sono confuso le categorie. Stavo leggendo il miglior attore protagonista. Infatti non dicevo boh. Aspetta, fammi vedere. Non ne conosco una di tutte quelle altre che hanno recitato. O magari le conosco ma solo di vista. Sandra Haller non è la protagonista. Sandra Haller? No, no, scusa, Lily Gladstone non è la protagonista di Killers of the Flower. Non l'ho vista. Ah, beh, sì, giusto, il miglior attore. È famosa. E lei, tra l'altro, non lo sapevo, è proprio una nativa americana. Quindi hanno preso l'attrice figo. Ma mi dispiace, non l'ho mai visto, quindi è maestro, devo vederlo così. Anch'io devo vedere maestro. Però tutte le volte che mi approccio alla cosa dico: che palle, devo vedere una roba sulla musica classica, su un direttore d'orchestra. Ma no, in realtà no, quindi... Sì, però è una roba su un direttore d'orchestra. Sì, però non c'entro un cazzo. Ho rivisto, a proposito di musica, mi sono andato a rivedere Whiplash, ok? Continua a essere... Grazie mille, tutti. Nicolina. No, beh, continua a essere uno di quei capolavori dal punto di vista, cioè poi di musica magari è tutto sbagliato, non va bene, è costruito male, ma io ti dico a livello proprio di ritmo e come quel ritmo lì esplode nel finale, continua a essere uno di quei film che lo guardi anche 10 volte e non ti basta, cioè dici cazzo, ma io devo ritornare al finale per vedere quell'ultima fase, come recitano gli attori, tutto il pathos che c'è alla fine è incredibile. Whiplash è uno dei migliori film che io abbia mai visto, lo metto proprio tra i primi 5 film più belli che io abbia mai visto. Non ti piace, te? No, a me non è mai piaciuto. Ah, per me quando arriva alla fine, anche le interpretazioni del maestro cattivissimo, che però alla fine, vabbè, non faccio spoiler per chi non l'abbia visto, bellissimo, stupendo. Ma proprio sei preso, cioè proprio ti vibra qualcosa in corpo. Non so, ammetto, non è che mi ricordi molto, cioè l'ho visto appunto l'ho visto tanto tempo fa, mi ricordo che mi aveva fatto molto schifo. Ok, molto schifo, sì, addirittura. Sì, è proprio un brutto film e poi non mi ricordo, sinceramente. Infatti ti chiedono, Frank, non ti è piaciuto Whiplash? Perché? Non mi ricordo. Cioè, sicuramente era una roba che c'entrava con la musica, con secondo il fatto me di come la cosa veniva vissuta la musica. Esatto. Ma lui in realtà sapeva anche suonare. Esatto, secondo me forse è più come viene vissuta la musica. Sì, può essere. Perché comunque lì c'è tutto questo fattore di ansia, che poi in realtà viene anche condannato. Però vabbè, nel senso, ah, no, beh, quello c'è. Ma dagli un'altra possibilità. No, un'altra, no, tutti i film che ci sono è totalmente evitabile. Ma quello visto tipo in Atmos, per me deve essere una roba fuori di testa. Cioè che proprio... Io non credo che sia bello ascoltare la musica in Atmos, proprio no, tu sbagliato. So. No, ma è non che... Sono sì, no, certo, però ti dico più per il... Non tanto per la musica, però... Infatti ti dicevo prima, lascia stare la musica, è proprio il montaggio che c'è dietro anche quel film. Cioè, a me mi fa impazzire che anche solo quando tipo ci sono i musicisti che entrano nella sala prove, ok, ti fa tutto un montaggio serratissimo di piccole scene di loro che preparano gli strumenti e quelle mini montaggi è fighissimo. Cioè non so, tipo di loro che prendono le ance, si chiamano? Non mi ricordo mai, quelle dei flauti, sì, non dei flauti, vabbè. Vabbè, che comunque le preparano. Cioè, abbiamo fatto una live con quella ragazza. Infatti, viveva... le ancia, però magari sbaglio. E prendono le ance, le preparano, prendono l'once. È l'once, non è un'unità di misura. È vero, buono. È l'ancia. E comunque preparano tutte le varie robe e c'è questo montaggio serratissimo. E per me è bellissimo, cioè proprio ti prende tantissimo. Non ricordo questa cosa. Siamo preparati in 30 secondi, tutto serrato così, è pazzesco. Clarinetti e obe hanno l'ancia, loro ho detto bene. Ah, è vero che suonava Lowboy. Lowboy. Ragazzi, sono appena svegliato. Ma continuiamo con la nostra serata degli Oscar, perché il miglior attore protagonista, io qua alzo le Cillian mani perché Murphy. Cillian Murphy ha vinto questo Oscar. Io l'ho visto in lingua originale.
dice un cazzo, sta con una faccia monoespressione per tutto il tempo. Poi forse era difficile. Ma devi sempre anche pensare a chi ha contro. Ha contro Paul Giamatti. È che non ho visto. Cioè gli altri ammettono non ho visto vero, nessuno vero, effettivamente. O magari è stato il più bravo. Sì, dovrei vedere Bradley Cooper, perché è l'unico di cui sono veramente un botto curioso. Però vedi, secondo me dice Gaia doveva vincere Paul Giamatti per miglior attore. Devo vedere Holdovers. Mi interessava, solo che c'era soltanto in doppiato, e quindi ho detto lo lascio lì a fermentare. Però non è adesso, pensando a tante interpretazioni che ho visto nei film, ma che fa sta interpretazione del Cristo? Cioè, bravo, è bravissimo, ok? Però è molto stanco, no, come molto ti dicevo, serio, sembra un molto assente. È un film che vorrei rivedere, Oppenheim. E poi lui, io ho sempre queste... cioè, secondo me lui è bravissimo, però ho sempre un po' l'impressione che reciti tutto molto alla Peaky Blinders. Cioè, nel senso, io l'ho visto in Peaky Blinders. Tutti i ruoli che fa mi ricordano un po' Peaky Blinders. Cioè, sempre il... come si chiama? Il tormentato. Tormentato, guarda nel vuoto, fuma la sigaretta, beve l'alcol, guarda nel vuoto. Cioè è molto quello, poi lo fa da Dio. Però non mi dà che dico, oh mio Dio che figo, che interpretazione, quel momento di rabbia che magari lo ha espresso benissimo, non mi fa impazzire. Però vabbè, l'ha vinto, quindi bravo, bravo Murphy. Migliore attrice non protagonista. Abbiamo visto del Dovers, non l'ho mai neanche sentito nominare. Davin Joy Randolph, non so chi sia, quindi mi dispiace. Miglior attore, proprio le persone giuste. Ma io l'ho detto, cioè andremo a commentare un attimo questi Oscar senza aver visto metà dei film e conoscendo metà degli un quarto degli attori. Avete visto se l'ha cercato? Va bene, o devi dire? Vai a vedere. È la tipica che quando sblocchi il viso hai sbloccato tutto. Addirittura, sì, vai. Mai, vi giuro, mai. Adesso ci dici Gaia quando dovremmo averla vista. No, mai vista. Avevo visto le immagini. A vedere cosa fa. Avevo visto le immagini degli Oscar e c'era lei. Dicevo, ma che cazzo è? Pensavo fosse una cantante. Arrivo, dammi due selfie, this is us. People of Earth, Empire, I feed the only murders in the building, the idol. Non ho visto nulla di tutto ciò. Christmas Party mai visto, The Angriest Man in the Ghost. No, non è quel Ghost lì. Ma Only Murders in the Building. Che cavolo è? He's an American Mystery Comedy Drama Television Series. No, non l'ho mai visto. Tu non l'hai mai visto? No, io non l'ho mai visto. No. Vabbè, niente. Mi dispiace, però ha vinto miglior attore non protagonista Robert Downey Jr. Yeah! Secondo me lui... No, non mi ricordo. Cioè, mi viene a dire... mi viene a dire più bravo, però in realtà... Forse non quando avevo visto Oppenheimer sul momento non mi sembrava così bravo. Lui fa quel ruolo che noi non abbiamo capito. Quello mi ricordo, però dico... Boh, lo vorrei rivedere Oppenheimer. Guardalo senza di me. Quando mai voglio... No, vabbè, no, era per dirti, cioè metti che non sarei sarò... curioso. Perché appunto... Secondo me lo rideranno al cinema col fatto che ha vinto. No, ma bisogna vederlo a casa tranquillo. Ah, ok. Ma però ci stava. Cioè ci stava a vederlo questo al cinema. No, io l'ho visto al cinema. Non l'ho visto con l'Atmos, ma sinceramente solo per la bomba, chi se ne frega. Va bene. Insomma, non ne vale la pena spendere 11 euro per sentire la bomba. Ok. No. Non ci sta. Sembra un po' esagerato. Molto meglio Mark Ruffalo. Io sono... E qua ci arriviamo. Miglior film internazionale. Sono molto triste perché... Io Capitano, volevi? No. Io Capitano a me è piaciuto molto, però ho visto che... Io non lo sapevo, ma dietro Io Capitano c'è Ceccherini. Mi vai un attimo a cercare Io Capitano. Io questa cosa qua non lo sapevo. È uscito anche con delle espressioni veramente infelici. Addirittura. Sì, si è creato una mega bufera perché ha detto delle cagate assurde. Ma io non ho capito in che cosa è lui, cioè in questa roba qua. Aspetta un attimo. Sceneggiatura. Ah, sceneggiatura. Ok. Ah, sono uscito con... Ho visto l'intervista di Garrone che è andata a Propaganda. Bella? Beh, era interessante perché ha portato poi anche i protagonisti che hanno raccontato. Ah, bellissimo. Ma te l'avevo già detto. Non me lo ricordavo. Allora, però, Franke, tu mi fa ridere, ti stupisci. Non sono un cazzo di database. Metà delle cose non me le ricordo. Cioè, no, ma questo è per ricordarti che quando ti consiglio le robe poi non le guardo. Non è vero, guardo un botto di roba. Vabbè, comunque torniamo indietro. Io speravo tantissimo che vincesse La Società della Neve. Cioè, secondo me era veramente un film fighissimo. E invece non si è portato a casa niente. Ha vinto La Zona di Interesse, che è l'unico... No, non è vero, non ho visto neanche l'altro. Che non ho visto.
Ho visto, io capitano l'ho visto, Perfect Days l'ho visto, mi piaceva molto. La Società della Neve secondo me doveva vincere, non l'ho visto. Non ho visto Das Lederzimmer, Lederzimmer e La Zona di Interesse, gli unici due che non ho visto. Guarderò La Zona di Interesse. Miglior cortometraggio, ne frega niente. Sempre. Miglior costumi, vabbè, miglior costumi, povere creature. No, non è vero, povere creature, è incredibile come costumi, per me ci sta. Cioè, sembra di stare sempre una sfilata. Hanno tutti questi costumi fuori di testa, bellissimi. Miglior sonoro, La Zona di Interesse, ok. Miglior colonna sonora, Oppenheimer. Vabbè, questo ci sta per Oppenheimer, la miglior colonna sonora. Miglior sceneggiatura non originale, American Fiction, non l'ho visto. Sceneggiatura originale, Anatomia di una caduta. Scenografia, povere creature. Miglior canzone originale, Barbie. Ok, che era cosa? È quello di Ken. No, ah, è quella di Ken. Non è quella che ha vinto Billie Eilish. Cioè, che ha scritto Billie Eilish. Ah, che ha anche cantato su palco. Ken è quella di Ken. Ha ragione. Sì. Scusami, mi sono confuso. Il documentario 20 Days in Mariupol. Che sarei curioso di vedere. Miglior cortometraggio documentario della Super Shop. Ah, cazzo, questo lo vorrei vedere, della Stripper Shop. Tutte le di cosa volte parla? E penso di un Last Stripper Shop. Non so cos'è il Repair Shop, cioè che riparano... No, parla, se non sbaglio, un negozio che ripara strumenti musicali. Ah, okay. Che c'è su Disney Plus, me l'ho raggiunto, non l'ho ancora visto. Ma non è una serie, no, un cortometraggio. Lo vorrei vedere. Oppenheimer, montaggio. Montaggio, fotografia Oppenheimer. Fotografia era meglio, povere creature, no? No. E migliori effetti visivi, Godzilla Minus One. Mai grande visto. Godzilla. Grande Godzilla. Cazzo, c'era Guardiani della Galassia. È vero. Anche Mission Impossible. Miglior film d'azione, Ragazzo dell'Airone. Grande. Beh, d'animazione, non d'azione. Molto figo che l'abbiano premiato con il miglior film d'animazione. Era tutti molto contenti di questa miglior cosa. Corto animato, War is Over, Inspired by the Music of John and Yoko. Migliori trucchi, acconciature, povere creature. Ci sta. Va bene. Vabbè, onesto. È stato onesto, in realtà non ce ne fregava assolutamente niente. Non è mica finito. Come non è mica finito? Ah, no, c'è l'articolo, le foto più belle degli Oscar. Questo ero soltanto curioso per capire che cosa fosse successo. Questo chi volevo... è? Ryan Gosling. Ah, perché ha fatto la sua performance. Ah, che figo, bello. È una domanda. Penso di sì, è vestito tipo da Ken. Può essere. Sì. Molto di noiosi questi Oscar, dice Sushi. Ah, perfetto. Emma Stone con la protagonista abbiamo visto, esatto, prima. E Davin Joyrand. Ok, ma cos'è un... che drink strano, vabbè. E vabbè, allora, aspetta vince, che li riconosco. Vabbè, dai, che ce la fai. Emily Blunt e il suo marito. Ok. Killian Murphy. Bravissimo. E ho sua finito. Moglie. Questa? Sì, ah, lei è sua moglie. Ok. Quando ha vinto, tanto ha visto che l'annuncio è stato un po' goffo di Al Pacino, poverino. Perché? Perché invece di dire di mettersi lì, fare la pausa, la aprire roba, la busta, ha detto e basta. And the Oscar goes to, ha detto tipo my eyes read Oppenheimer, ma tutto tranquillo, cioè un po' pianissimo così. Infatti gli applausi sono partiti un po' timidi. E poi è iniziata cioè, ha detto una cosa, ha detto i nomi dei produttori così. Ma che cazzo gliene frega, lui va avanti. No, sì, ma sì, dai. Ma poi avrà anche una certa età Al Pacino. Madonna. Ok. Ma se si reggeva in... cioè era... ah, ok. Ok. Stavo per dire meglio di Biden, ma poverino, non è vero. Ok. Ma lui è Iron Man comunque nella... è Tony Stark, sì, mi fa straridere. Non esce mai dal personaggio. Lei, perché e neanche io, ma ce lo dice qua Poster. Perché lo diceva nella introduzione Jimmy Kimmel. Il fatto che 40 anni fa, con il silenzio di 50 anni fa, quasi più di 40, vabbè, erano di nuovo entrambi candidati, Jodie Foster e Al Pacino, e Robert De Niro, per Taxi Driver. Ah, ok. E adesso di nuovo si ritrovavano candidati. Ah, che figo. Poi non so se vinse l'Oscar Jodie Foster o De Niro. Esatto, non mi ricordo. E l'attrice prima continua a non ricordarmi il nome. Joy Randolph, Vinger, che ha vinto l'Oscar. Okay. Joy Randolph, la chiameremo Joy per gli amici. Non so chi sia. Non so neanche io chi sia. America Ferrera. Direi che sono delle cantanti. Ma no, saranno attrici, scusa. Ma non per forza, cioè, nella notte degli Oscar c'è di tutto. Questo è Bradley Cooper, è invecchiato malissimo. Siamo un'altra persona. Cazzo, è un bellissimo uomo Bradley. Ma sembra invecchiato. Ah, ha fatto anche la battuta a Jimmy Kimmel, perché c'era di fianco sua mamma di Bradley. Ah, carino. E lei ha detto che insomma spesso lui porta, in queste occasioni porta sua mamma. Tu l'hai vista quindi? No, ho visto i 14 minuti di Jimmy Kimmel introduttivo. Però ne sai un botto, secondo me tu l'hai vista. Stai dicendo
che Jimmy Kimmel gli ha detto sta cosa per cui li porta, per farti capire il livello delle battute. Sì, che parla sempre alla mamma. Esatto, parla sempre alla mamma, e quindi dice a un certo punto, cioè quante volte devi portare fuori tua mamma per considerare che stai uscendo con tua mamma? Questo bozza qua. Pesissimo. Oh. No, vabbè, non pesissimo, no, però c'è un quello. Cattivo gusto. Ma no, vabbè. Poi Robbie Downey Jr. che si inciampa nei vestiti. L'abito di Da Vinci era okay. Che uomo, che uomo premuroso. Sì, vabbè, qua che si abbattono con Nolan, tutte queste Nolan. Denti, viva, viva i soldi. Emma Stone. Che brutte foto. Sì, ma infatti sono terribili, sono tutte un po' sfocatine. Allora basta, hanno rotto le palle storie. Passiamo ai 9 momenti notevoli della cerimonia degli Oscar. Allora, li stiamo affrontando. Questo è John Cena, 6 allora, minuti. Questo ammetto me lo vorrei andare a recuperare, perché il fatto che di averlo messo fatto? Nudo è perché ha annunciato il premio dei migliori costumi. Ah, lui? Sì, ah, è andato su. Questo è molto simpatico e vorrei vederlo perché poi lui, secondo me, ha una carica comica fortissima. Cioè, è riuscito a ritagliarsi quel personaggio alla The Rock, ok? Che è un po' trash, un po' ti fa ridere. Imparagonabile. Dissocio da questo paragone. Cioè, nel senso perché. Ricordo, perché è uno che si fa pagare dal governo cinese, ricordiamo. Quindi. Ah, vabbè, non lo sapevo. Andiamo al suo posto. Allora, però, cercando di giocare alla pari, tu giochi con la lista di quelli che sai che hanno un qualche contatto con la Cina. Io non lo so. È stato un mega scandalo un po' di tempo fa. Io lo guardo e dico, vabbè, mi fa ridere, cioè, in tutto quello che vedo. The Rock, cioè, The Rock è... Ok, però se io te li devo paragonare sul lato attoriale, mi sembra che più o meno facciano lo stesso... The Rock? The Rock è un attorone. Ma che cazzo dici, The Rock è un attorone? Mai visto un film di The Rock? No, mai visto un film di The Rock, no. Mi sono guardato anche la merda di The Rock, insieme a Nelson, che ci guardavamo proprio le robe becere, terribili. Amoroso, The Rock. Ma è bravo, cioè mi piace molto il genere che fa, però, e come posso dire, non è sto gran attorone, alza il sopracciglio qualche volta, che è il suo segno distintivo. Mica facciale, bellissimo. È una mica... Grande cultore del fisico. Beh, è un po', posso dire, bravissimo attore, messo dei wrestler che hanno deciso di fare gli attori, cioè John Cena, The Rock e Batista. Ci Batista è bravissimo. Batista sarà bravo, lui è veramente bravo, però mi fa ridere... Pensare a come arrivino a quel ruolo lì. Cioè, nel senso, no, scusa, la scelta di quell'attore lì. Cioè, Battista, dicono: cazzo, ma a noi ce ne serve uno gigantesco che faccia anche un po' ridere a volte, ma non sempre. E viene sempre fuori il nome di Battista. Pelato. Ma penso anche la sua faccia. Sì. La sua conformazione è un ottimo alieno per i Guardiani della Galassia. Vero, verissimo. Vero. No, per cortesia, gli attori clamorosi sono altri. No, vabbè, ma nessuno di questi tre è considerabile un attore clamoroso. Semplicemente Frank non voleva paragonare John Cena a The Rock, gli stava sul cazzo. È vero, nel wrestling comunque sono attori. Cioè alla fine loro recitano per tutta la vita, quindi ha anche senso che facciano questo passaggio. Ma infatti io me lo ricordo The Rock più per l'attore, per giocava a football americano. Lui ha iniziato anche come giocatore di football, mi sembra. Sì, perché era la sua foto che anche LeBron James era, giocava a football americano e poi è passato al basket. Sta roba. Comunque prego. Adesso mi sono ricordato, hai visto l'ultimo video di Costa su... Sull'Arizona. Sì, quanto è triste quella storia di quel ragazzo. Ah, merda. Adesso mi sono intristito. Praticamente a un certo punto racconta la sua storia. Dai, mi metti tristezza. Ma è mega semplice. Praticamente racconta di questo ragazzo che a un certo punto viene. Vabbè, trova. Tu spiega io. Se adesso poi magari me la ricordo malissimo. Praticamente, vi siete accorti che è anche il Dune? Cosa vuol dire anche il Dune? Ah, che è anche in Dune, sì, è Battista. Infatti. Era per quello che dicevamo che era bravo. Parla di questo giocatore della NFL, ok? Che come si chiama? NFL. 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 Okay. NFL, scusate, ho avuto un attimo di sfaso, beh, mattina per tutti. Che a un certo punto decide Pat Tillman. Esatto, pagato milioni, gran giocatore americano, a un certo punto decide di essere utile per il proprio paese, decide di andare a combattere la guerra in Iraq. Come ha detto, questo esattamente un po' ingenuo, diciamo, nella sua... Vabbè, ci credeva tantissimo. No, esatto, aveva questa visione un po' come ingenua, ma comunque bella, di dover mettersi in gioco per salvare il pianeta. Maniera, esatto, a parte che poi mi ha fatto un po' ridere questo, perché poi anche io sono andato a cercarmi la sua foto, incarna proprio... Fa vedere i video nel corso. No, però io lo stavo ascoltando. Vabbè, ma ha detto anche lui che va visto sul divano davanti alla TV. E invece era per quello che non si è appassionato. Ma no, ma mi è piaciuto un botto. Sì, ma quando lo vedevi nelle foto, hanno fatto anche la statua. Sono andato a cercarlo e mi ha fatto stare a ridere, perché poi quando ti compare foto, ti compare fuori la foto, è proprio lo stereotipo del ciaddone americano.
americano con sto mento perfetto. È tipo creato, stampino per essere l'americano perfetto. E ha deciso di andare a servire il proprio paese. Il problema è che è morto in battaglia. E poi hanno fatto della sua morte una sorta di come posso dire, manifesto per la campagna pro guerra in Iraq. Mi sembra di capire, cioè Bush ha calcato molto questa, è diventato questa un simbolo morte della politica americana. Esattamente, perché appunto è il ragazzo giovane che va a combattere la guerra per il proprio paese, ci muore. Tra l'altro ucciso dal fuoco amico. Ah merda, è vero, ecco, quella era la cosa effettivamente impressionante, che è stato ucciso per il fuoco amico. E poi ero andato anche un attimo a cercare meglio il perché fosse stato ucciso, cioè come fosse avvenuto. Che si sono, erano una squadra che si è divisa in due, dopo un po' non si riconoscevano più, si sono sparati pesissimo. Ditemi voi. Però aspetta, io lì non ho detto stupidi, anzi ho detto chissà quante volte succede in guerra questa cosa, sicuro. Cioè il fatto che comunque all'interno di un di un piccolo magari teatro di guerra in cui incominciano a esserci esplosioni, mille cose, non si capisce più neanche dove si sono divise le varie persone. A un certo punto c'è solo fumo e tu vedi degli spari da lontano, e molto ovviamente il fatto che si incrocino i fuochi con i tuoi stessi compagni magari è normale, però assurdo, pesissimo. E gli hanno fatto una statua orrenda, se posso dire. Ma è vero, invece è carino. Ma dai, ma cazzo, è bruttissima, sembra tipo l'urlo di Munch fatto male. Ma dai, ragazzi, lui tutto tipo così, con tutto sudato, terribile. È diventato un martile, esatto, è diventato esattamente. Ma dai, ragazzi, è terribile questa statua, cioè veramente brutta, io non so chi l'abbia concepita. Ma sto sito. Però molto triste, ammetto, sì, come storia tristissima. Questa qua è stata. E ho pensato stranissimo, infatti volevo poi chiedere a Nelson, perché lui è l'esperto ormai, che non ci abbiamo fatto sopra un film. No, ma infatti darcelo. Sicuramente, ma no, ma magari c'è già. Cioè mi fa strano che non ci sia un film su una figura da poco del genere. Ma cazzo, la 20 anni. Minchia, tanto, secondo me, poi, cazzo, sulla guerra in Iraq ci hanno fatto qualsiasi film. The Tillman Story. Ah, perfetto, lo abbiamo. Ma no, aspetta, forse è un documentario. Mi sa anche a me. Chronicles of Life. Star Pat Tillman, sì. Mary Tillman, sì, è un documentario. La cosa che ti fa strano è pensare, cioè, questo qua guadagnava i milioni. Cioè, lui era posto, cioè, entrare in quella lega lì è una roba difficilissima, c'è una selezione del Cristo. Però lui ha detto, vado a salire, vabbè, pesissimo. Ma come ci siamo arrivati? Perché parlavamo di football americano. Ah, di football americano. Okay. John Cena nudo. No, aspetta, devo interrompere un attimo i momenti migliori dell'Oscar per fare i complimentoni alla nostra nazionale italiana di rugby, che ha vinto contro la Scozia. Non ci avrei mai creduto, era l'unica partita che ho detto, vabbè, la guardo proprio così, di sbieco, perché secondo me non ce la faremo mai. E infatti, mentre c'era la partita, tu mandavi foto sul canale Telegram abbonati che eri in giro. Sì, perché stavo facendo altro. E poi dopo, quando ho visto che comunque stavamo incominciando a recuperare, mi sono collegato. Quindi come l'hai vista, scusa? Allora, prima prima l'ho un po' letta, perché andavo sul sito di Sky, ok, che ti dava tutti i momenti in diretta scritti. Poi a un certo punto sono riuscito a collegarmi alla fine del primo tempo. Col telefono? No, con la TV perché ero già rientrato a casa e mi sono guardato il secondo tempo. È stata meravigliosa, cioè dovevi vederla a tutti i costi. Secondo me ti avrebbe veramente appassionato tantissimo. Ma poi prende in sudata, giro. Prende in giro. No, non ti prendo in giro. Ma tutte le volte non me lo ricordi, dico ricordami quando c'è la partita. Ma perché pensavo, stavo per piangere alla fine. Sì, è stato assurdo. No, allora in realtà si commuovevano, bellissimo. Io avevo un promemoria. Vai. Per la partita, sì. Alle 15:15. Ok. La partita era alle 15. Sì, io alle 15:15 ho acceso la televisione, okay. Ho guardato, sulla 7 non c'era, sull'8 non c'era, sul 9 non c'era, ho chiuso. Perfetto. Ho detto, non so dove sia, non ho voglia di cercare, vado a fare altro. Ottimo, però quindi ci hai provato. Sì. Peccato, perché sarebbe stata veramente una... Quindi sì, è vero, avevo un promemoria, ma comunque Tonno non mi ha detto niente. No, è vero, non gli ho detto niente, ma ammetto l'ho fatto apposta perché pensavo non avessimo chance di vincere contro la Scozia. Cioè per me è stato... E neanche gli scozzesi pensavano che noi potessimo... A un certo punto lì... Nessuno al mondo. Vabbè, a un certo punto loro proprio nel panico più totale, non capivano cosa stesse succedendo, incredibile. E però dobbiamo dirlo, abbiamo vinto solo per un motivo, perché c'era c'era Giorgia Meloni a vedere la partita, che a quanto pare, mi dispiace dirlo, ma ha portato enorme fortuna. Cioè, a un certo punto, quando me l'hanno inquadrata sui spalti che stava festeggiando, ho detto, oh mio Dio, perché poi era in Italia la partita. Sì, era in Italia.
Quindi incredibile. Puoi guardarti quella contro il Galles. C'è probabilità che vinca. Tu dici così tutte le volte. Questa volta sono abbastanza convinto che contro il Galles porta fortuna. Sì, per me è di brutto. Sono molto convinto che contro il Galles possiamo riuscire. Tu scrivimi quando c'è la partita. Va bene, ti scriverò. Vabbè, ma veniamo a vederla in studio una volta. Ah, non c'è l'antenna. Bellissimo. Sarebbe strafigo. Come si fa senza antenna? No, ce la possiamo fare. Come fai? Perché senza antenna? Cioè, lo guardiamo su Now TV. Su Now TV? Sì. La danno su Now TV? Sì, la danno su Now TV. E tu hai, però. Io non so Now TV. Ma non so se ti fa accedere qua. Ma secondo me non dopo non va a casa. Vabbè, lì un attimo mi organizzo, però non ci dovrebbe essere problemi. Va bene. E vabbè. Basta, vabbè. Era comunque questa piccola parentesi perché sapevo che comunque il rugby interessa pochi. A pochi di voi mi interessa molto di più cosa è successo ieri nella notte degli Oscar. Quindi John Cena nudo, molto bello, me lo andrò a recuperare. Per introdurre la consiglia del primo per i migliori costumi. Aveva ricordato Jimmy Kimmel quando durante l'edizione degli Oscar di 50 anni fa, il 74, un disturbatore è salito sul palco senza vestiti. Dopo il racconto sul palco è comparso il wrestler e attore statunitense John Cena completamente nudo, con le Birkenstock e con i genitali coperti, bellissimo. Con la busta che avrebbe dovuto aprire per annunciare i vincitori. Ma del secondo premio. Te era veramente nudo? Boh, penso di sì. Poi c'aveva una di quelle tipo robette che nel caso metti che gli fosse caduto non il cappellino. Non so, penso non si faccia problemi. Ok. Però non so. Figo però. Poi, I'm Just Ken, come da programma Ryan Gosling ha cantato I'm Just Ken, la sua canzone con una sonora di Barbie. Vabbè. Bellissimo. No, beh, molto sono bello. Anche quello vestito è rotto di Emma Stone. Ecco perché c'era la foto prima. Esiste. Al momento di salire sul palco per ritirare il premio come miglior attrice protagonista, Emma Stone ha mostrato la cerniera del suo vestito sulla schiena. Ha detto di essere abbastanza sicura che si fosse rotta durante la performance di Gosling con I'm Just Ken. Ah, perché l'hanno fatta insieme. L'avrà fatta insieme, si sarà. Ma cosa c'entra? Emma Stone. Cosa c'entra? Durante la conferenza stampa dopo la cerimonia ha spiegato: ero così sbalordita da Ryan, da quello che stava facendo. Il suo numero mi ha semplicemente fatto impazzire. Ero lì presa dal momento e sai, sono cose che succedono. Ah, forse stava ballando. Sì, forse ballavano tutti. Assurdo. Può essere. Ok, quanto, poi. Però quanto è bello che Ryan sia diventato questo personaggio. Cioè, a me fa impazzire lui, secondo me, ci riflettevo. Non mi è mai piaciuto troppissimo come attore, anche se secondo me è molto bravo. Però mi fa impazzire la figura che incarna adesso. Cioè, che è un attore che può essere sfruttato sul serio, ok? Quindi lo vedi magari fare Blade Runner. Lui ha fatto il Blade Runner che io non ho visto, ad esempio. Ma ultimamente lo stanno sfruttando molto per le parti comiche. Secondo me lui nelle parti comiche è veramente forte. Cioè, è bello che possa switchare da una parte all'altra senza nessun problema. È molto figo. Me lo ricorderò sempre per Young Hercules, mi dispiace. È forte anche lì, cioè, nel senso ci ma lì ha vinto. Kimmel contro Trump, no. Kimmel contro Trump, poco prima dell'annuncio del vincitore del premio per il miglior film che è andato a Oppenheimer, Kimmel ha letto una recensione negativa su di lui scritta dall'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Truth Social, il social network creato da lui stesso nel 2021. La recensione diceva tra le altre cose: c'è mai stato un presentatore degli Oscar peggiore di Jimmy Kimmel? Rivolgendosi a Trump, Kimmel ha detto: grazie presidente Trump, grazie di star guardando la serata, sono sorpreso, è già finito il suo periodo in prigione. Ma l'avevi visto questo? No, non l'ho visto. Non te lo ricordavo. Messi, da quando è uscito nei cinema Anatomia di una caduta che si discute dell'interpretazione di Messi. No, no, ma aspetta, vai su, vai un attimo su. Messi è stato molto elogiato. No, il cane da compagnia del bambino del film che ok. Messi è stato figo. Ecco perché a un certo punto nella cosa introduttiva di Jimmy Kimmel si è riferito a un cane. Ok. Messi è stato molto elogiato dai commentatori, tanto che si è riaperto un ciclico dibattito sul fatto di dover introdurre come categoria degli Oscar anche quella dei migliori animali domestici nei film. La serata degli Oscar nella serata degli Oscar Messi è stato colpito. No, colto a fare pipì sulla Walk of. No, vediamo il pipì. Forse l'ha già fatto. Ah, stava pisciando. Scusa, non avevo su visto Matt Damon. Aveva la cosa. No, bellissimo. Matt Damon che ho visto questo weekend. Ma che poi posso dire, mi fa stranire che si pensi realmente di mettere la categoria per gli animali domestici, ma ancora gli stuntman Non possono avere sta benedetta categoria. Che se ci pensi allora fai il miglior operatore. Cioè, ma ti dici non se lo merita. No, nel senso devi far tutti allora. No, dico tutti, però, cioè, nel senso, stuntman compare. Hanno fatto un elogio agli stuntman, ok? Però almeno Jimmy Kimmel ha mandato sul palco alla fine del suo discorso tutti gli operatori. Tutti quelli lavorano dietro, diciamo. Ah, figo, cioè, ci sta. È un bel gesto. Stavo pensando che effettivamente compaiono molto spesso nelle.
su schermo, ma però non te ne frega niente. Però sono quelli che in realtà rendono magari la pellicola bellissima, perché hanno fatto il salto della vita rischiando di rompersi l'osso del collo. No, e uno degli ultimi film che deve uscire con Ryan Gosling al cinema è proprio lui che interpreta uno stuntman. Okay. E infatti era, mi sembrava, come mi ispirava un botto. Lui penso che sia stato sostituito dagli stuntman nel momento in cui doveva fare. No, lo interpreta solo, non è anche lo stuntman, sarebbe stato un po' troppo. C'era bella Riccardo Frondini che si è appena svegliato dopo aver visto la notte degli Oscar. Come sta? Ne è valsa la pena, scrivicelo in chat perché sono curioso. A vedere delle cose, però sì, cioè mi ispira. Effettivamente. Oh, dai, allora, bellino come show. John Cena nudo vale tu. Vabbè. Arbenheimer Live, i due film candidati agli Oscar di cui si è parlato forse di più nell'ultimo anno sono Oppenheimer e Barbie. Negli Stati Uniti erano usciti al cinema entrambi il 21 luglio, facendo discutere molti appassionati su quale dovesse essere visto per primo. Il fenomeno attorno all'uscita dei due film aveva avuto dimensioni tali da portare all'invenzione del termine Barbenheimer. È incazzatissimo. Riccardo ha scritto: no, non è valsa la pena. No, poi così secco. Cioè neanche senza aver dormito, sei incazzato. Il problema è stata la diretta Rai. Sky mille volte mille volte meglio. Ah, vabbè, ma su quello se però. Se tutti pagassero il cane. Ma tutti lo pagano, perché, ma dai, vabbè. E quasi. Lui agli Oscar Oppenheimer ha vinto 7 premi su 13, mentre Barbie ne era candidata in 8 categorie e ne ha vinte una, quella per la miglior canzone. Blunt ha concluso la scena chiamando... Ah, scusate, mi sono saltato un passaggio. Sul palco i due attori candidati come miglior non protagonisti dei rispettivi film, Emily Blunt e Ryan Gosling, hanno inscenato un tentativo di superare le rivalità tra i due film, che si concludeva però con una lite in cui la prima rinfacciava all'altro di aver vinto più premi e lui le ricordava che gli incassi di Barbie erano stati maggiori. Figo. È simpatico. Questo bellissimo. Aspetta, volevo da recuperare. Che vi ricordate che abbiamo parlato delle Barbie? Io, ragazzi, quando parlo di una cosa poi mi devo andare a informare sul campo. Non so se avete visto, inviato sul canale... abbonati, quindi quello Telegram. Solo per Telegram, degli abbonati, ho inviato delle foto di alcune bambole che stavo trovando dentro al Toys Center, alcune veramente inquietanti, quindi potete andare a vedere lì. Mi ha fatto ho guardato anche tutte le Barbie che c'erano, le ho analizzate una per una, guardandole un po', vedendo che cosa ci fosse sul mercato, e anche i Ken. Devo dire, scarsità di Ken assurda, non me lo aspettavo, cioè c'è proprio una vittoria da parte di Barbie su Ken. E però le Barbie bellissimo, cioè c'è veramente di tutti i tipi. Barbie si è data mille lavori diversi, mille esperienze incredibili. Settimana scorsa in una live abbiamo scorso tutti. Lo so, però volevo vederle. Cioè, dal vivo. Volevo vedere dal vivo se effettivamente rendeva. Devi comprarne uno. E c'è una roba strana. C'erano le Barbie da una parte, dall'altra parte c'era questo marchio che si chiama Lolly, che fa delle Barbie, ok, però fake. Io ho pensato assurdo che questi siano riusciti a produrre le Lolly. No, però è proprio identico. Sembrano le Barbie fake. E infatti non ho capito, si chiamano tipo Lolly con l'Y finale. E questa cosa mi ha un po' sorpreso. Ci ho detto, stranissimo che Barbie non abbia arato questo brand qua. Lolly, vedi? Me lo ricordavo bene. E c'era una roba figa che non aveva le Barbie, che c'era una Lolly in motocicletta, che si era presa tipo una di quelle moto da MotoGP alla Valentino Rossi, ed era a cavallo della sua moto, potentissima. Ma erano veramente brutte, cioè confronto alle Barbie, nulla da... come posso dire, non paragonabili, cioè proprio le Barbie su un altro pianeta. Vabbè. Non so come funziona di diritti. Cioè, un brevetto. Però sono proprio identiche. Vabbè. Mia figlia ha scelto il Ken asiatico perché effettivamente era l'unico decente. Il Ken classico è inguardabile. Ah, usa no, stavo per comprare, ammetto, cioè a un certo punto mi è venuto in mente, lo voglio comprare, c'era il Ken del film. Cioè quello con i pattini, tutto glitterato così. Ammetto, averlo in casa tenuto chiuso nella confezione esposto, per me era una gran bella roba. Cioè era ovviamente figo. Poi ho detto, vabbè, ma cosa. Salutiamo Michela, che ha detto che venerdì era nella nostra stessa sala a guardare Dune 2. Ah, cazzo. Stessa fila di pingolo. Ma dovevo salutare, mi vergognavo, non volevo disturbare. Hai fatto bene. Potevi, anzi mi svegliavo un po' il Frank, che lo vedevo un attimino assopito. No, uno scappellotto. Che bello, mamma mia, mi viene da dire. Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito, i due attori, sono saliti sul palco insieme dopo 36 anni dall'uscita del film Twins. Bellissimo film. Interpretavano una coppia di gemelli. I due però non hanno citato il film, hanno detto di essere sul palco insieme perché accomunati dal fatto di aver entrambi provato a uccidere Batman. DeVito facendo il cattivo nel film del 92, Batman Returns, non sapevo. Schwarzenegger nel 97 in Batman Robin. Allora non sapevo. Ricordo, aspetta, DeVito faceva il pinguino, mentre Schwarzenegger faceva l'uomo di ghiaccio, che non mi viene... Freezer.
Si chiama, penso che si chiamasse Freeza. No, forse mi sto confondendo con Dragon Ball. Vabbè, però bellissime entrambe le interpretazioni. Cioè, mi ricordo che ero, mi facevo un botto ridere a vedere Schwarzenegger che faceva il Captain Bubba. Addocchiando Michael Keaton, che faceva Batman nel primo film, nel pubblico, De Vito ha gridato, è qui! Ma e Schwarzenegger ha aggiunto quel figlio di puttana, ma in realtà ha detto Birch invece di Bitch. Cioè, bello, bellissimo. Keaton ha retto il gioco. Keaton ha retto. Sì. Ma tu ci pensi, cioè, che è stato fatto un film che si chiama Twins e hanno preso come, cioè, è lì la gag. No, è lì la, no, però dico, su una gag così semplice, che secondo me è la tipica roba che in scrittura fai altri tipo tempi. Brainstorming così con tutti i vari autori, dici, ma facciamo una roba uno dice, fa sta battuta e da una barzelletta si crea un film. Bellissimo, incredibile. Ma non c'era anche di Schwarzenegger una roba assurda? Ma bellissimi i film di Schwarzenegger. No, io mi confronto con John Travolta, perché John Travolta ha fatto quello del bambino che ha dei pensieri da adulto, che però è interpretato da John Travolta. Cioè è un bambino. Ah, ho capito, sì, senti, sì. Senti chi parla. Sì, esatto. Con che però noi avendolo visto in italiano. Sì, non l'abbiamo visto in italiano. È come se non ci fosse John Travolta, sì. Io, ma vorrei dire una cagata, ma secondo me c'entrava anche Jerry Scott in Senti chi parla, no. Non so perché. Boh, vabbè, no, forse faceva la voce del bambino. Ah, oh, sta roba, però magari Frostman, Mr. Freeze. Ok, Freeze, allora ho detto bene. Compagni di squadra, durante la conferenza stampa successiva alla premiazione, una giornalista si è presentata a Christopher Nolan dicendo il proprio nome e il nome del giornale. Poi aggiunto, eravamo a scuola insieme. Nolan ha fatto una faccia sorpresa e lei ha risposto, e le ha risposto scherzosamente pregandola di non raccontare episodi di quel periodo. Ah, ok, okay, vabbè. Al Pacino fa di testa sua quello che avevo quello che mi hai detto prima. Sì. E buono, finito. Tutto bello. Beh, questi erano i menti migliori. Mi dispiace per Riccardo Frondini che si è guardato questa notte. Cioè, pensavo più bella. No, è partita bene. Poi adesso che siamo arrivati alla fine, pensavo ci fossero altri 50 momenti. Devo dire un po' vuota. Però mi vorrei vedere. Ma perché non c'è stato lo schiaffo? I'm just Ken. Quello lo vorrei vedere. Senza schiaffo, ovvio. Che... Senza schiaffo, è vero. Non fa la voce del bambino era Paolo Villaggio. Ci correggo. Ha ragione, è vero. Paolo Villaggio, cazzo. È verissimo. Vabbè. Ti penti di non averla vista? Ah no. Ah ok, perfetto. Ma anche perché ieri sera pensavo volevo giocare, poi in realtà. Perché non hai giocato? Anche io volevo giocare. No, tu hai detto che non c'eri. Non c'ero, sì, però alla fine ma non c'ero perché stavo digerendo e quindi non ero veramente in difficoltà. Però magari se mi avessi detto guarda, dai, sei sicuro, forse mi avresti convinto. Ma ti hanno scritto e hai detto non ci sono. No, è vero, è perché non c'ero effettivamente. Allora così. Ok, va bene. E poi gli altri tardavano e io alle 21:50 ho dato il mio ultimatum. Poi sono andato a dormire. Mi sembra giusto. Va, fine, meglio così. E se vuoi, sempre tema cinema, c'è la questione degli holdovers, della sceneggiatura presunta rubata, eccetera. Da vuoi. Chi? Allora, te lo leggiamo. Non ho letto niente. Perché l'ho letto, ma ammetto, riassumerlo, probabilmente sbaglierei un sacco di cose, quindi... Leggiamo un attimo i punti di salita. Allora, questo è il film di Holdover. Sì, che lo volevo andare a vedere. Ok, a quanto pare c'è un tizio che dice che era una, questa qua è una sceneggiatura del 2013 che gli hanno rubato. Ho raccontato un articolo pubblicato in esclusiva alla rivista Variety. Prima d'ora Stephenson non aveva mai parlato pubblicamente di questa accusa, ma ne aveva discusso ampiamente per email e al telefono con diversi esponenti del sindacato degli sceneggiatori di Hollywood, la Writers Guild of America. Variety dice di aver visto queste email e alla fine del suo articolo allega un documento di 33 pagine inviato da Stephenson, che è quell'autore di sta presunta sceneggiatura rubata, alla WGA, che dimostrerebbe che le due sceneggiature siano praticamente identiche. Ma c'è sempre comunque quello che viene fuori con la sceneggiatura rubata. Sì. Ma sempre. Ma io ho sentito di un botto di film, ma questo film... Beh, qua ti riassumo un attimo la trama. Il film è stato ideato e diretto da Alexander Payne e la sceneggiatura è stata scritta da David Hemmingson, che prima di questo film aveva lavorato solo per la televisione. Beh, è stato candidato. Ha vinto niente, quindi... Tuttavia, secondo Stevenson, la sceneggiatura di Holdover sarebbe completamente plagiata riga per riga da quella di Frisco, che è il suo film, che lui ha scritto più di 10 anni fa, ma che non è mai diventato un film. Frisco racconta la storia di una pediatra che si deve occupare per qualche giorno di una sua paziente quindicenne. Qua bisognerebbe vedere il film. E Stevenson ritiene tutti i personaggi principali e molti di quelli attori secondari di Holdover si assomiglino moltissimo a quelli della sua storia, anche caratterialmente. Sostiene che sia praticamente uguale anche la successione delle scene. Ma Robin dice ha aspettato che arrivasse gli Oscar per dirlo. Forse gli Oscar hanno qualche scenico giusto, cioè, da dire che già da prima. Esatto, probabilmente lo sta già. Però magari gli Oscar era il momento in cui farsi un po' più sentire. Ne aveva discusso, vedi, ampiamente al telefono, così prima, quindi. E, nel suo articolo Variety cita diversi passaggi delle email che Stephenson ha mandato al sindacato dei sceneggiatori, specificando che lo sceneggiatore ha rifiutato di commentare la storia ma ha confermato la loro autenticità. Una di queste riferendo a... vabbè, qua lasciamo.
Volevo andare. Semplicemente dice che effettivamente. E qua spiega poi come il sceneggiatore di The Old Overs spiega insomma come è stato ispirato, eccetera. E, stando a quanto scrive Variety, il sindacato dei sceneggiatori avrebbe messo in contatto Stevenson con uno dei loro avvocati, che però gli avrebbe detto che questo caso non era di competenza del sindacato e gli avrebbe suggerito di intentare un'azione legale. Vedremo poi come andrà a finire. Ma dicono già Raffaele, ma lo dice anche Gaia, e Pieraccioni anche ha copiato la sceneggiatura con Pare parecchio Parigi. Ok, hanno parlato anche dei... Ah, non so più, no, penso Pieraccioni. Vabbè, sarà che Gaia è toscano. Ma Pieraccioni non mi è mai piaciuto. Neanche a me. Però sempre considerato malissimo. Infatti no, vabbè, io mai malissimo, nel senso che, anzi, mi sembrava bravissimo Augias, mentre intervistava Benigni, che gli ha detto che alla fine Benigni è stato l'unico comico toscano di successo. Così Pieraccioni. No, escludendo Pieraccioni, Ceccherini. Ah, ok, ok. E poi come si chiamava l'altro? Ceccherini è un cretino. Vabbè, non mi viene. No, Benigni ha detto no, ma c'è stato Pieraccioni. Ha fatto tutta la vara lì. Ma quando l'ha intervistato? Recentemente? Anche qua ne avevamo già parlato in una vecchia live che t'avevo detto. E t'avevo detto, ah, probabilmente ti può interessare che c'è Benigni. E tu hai detto no, Benigni. Ah, vabbè, non no, sì, avevamo parlato la settimana Pannariello, scorsa Pannariello, esatto. Di Benigni. Ma era per quello, perché okay. Oggi ha fatto questa puntata bellissima. Poi non credo ve la guardi. Benigni impossibile. Ma no, non per Benigni, perché è tutta una puntata su cos'era il Partito Comunista Italiano e l'eredità che ci ha lasciato, perché adesso c'è la mostra su Berlinguer. Una puntata interessantissima con Walter Veltroni, okay. E dopo arriva Benigni, perché poi dopo l'intervista c'era il film di Benigni che fu censurato all'epoca, negli anni 70. Guarda, Veltroni, mi devi dare un attimo. A parte che io Veltroni l'ho visto a Bologna, l'ho visto, passeggiava. Ma lui è quello del Pullman. Lui non era diventato famoso perché faceva il pulmino e andava in giro per l'Italia. Lui è stato candidato, diciamo, candidato premier, perché anche questo non esiste, alle elezioni del 2008, okay. Segretario del Partito Democratico. E quello me lo ricordo, però non c'era tutta una roba. Forse andava in giro in pullman a fare la campagna elettorale. Non so perché io quando penso a Veltroni penso sempre al pullman. Siccome c'era qualcosa. Non è che pensi nella ti confondi con il bus elettrico di Letta nella campagna del 2022? No. Però mi ricordo che, poi altra cosa che mi ricordo sempre di Veltroni è che quando l'ho visto sparire dalla politica, l'ho visto comparire nelle librerie. Sì, lui è stato lo scrittore di successo, esatto, di giallo. È vero, cioè e io l'autore mi ricordo di film. Proprio tipo che lo trovavo, esatto, su generi, poi esatto. Non c'entrava nulla con la politica, pazzesco. Ho visto anche presentare un suo libro una volta. Posso dire forse uno dei segretari del PD più noiosi. Vabbè, diciamo che non era bravissimo da quel punto di vista. È orribile. Cioè, infatti andò male. A livello comunicativo di quanto ti può prendere, poi magari concetti dietro, adesso che io non ricordo, c'erano anche giusti, però no. Terribile. Grazie mille Nora, 22 per i 28 mesi, grazie mille. E le sono 10 e 6. 10 e 6. Vuoi parlare di altro, vuoi chiuderla qui? No, stavo pensando perché in realtà c'ho un po' di roba. Anch'io non boh. Avevo segnato un pochettino di roba, ma alcune cose le volevo affrontare. Cioè, una notizia che hai mandato molto figa, ma la volevo affrontare con Nick, quella della montagna. Molto figa, poverino, è morta la gente. No, figa nel senso. Ma a me, cioè, che era interessante parlarne. Mi sono perso quale segretario del PD avete parlato, Veltroni. Aspetta. Fai che guardo un attimo su anche i miei spunti, perché ne avevo anch'io un pochettino. Un attimo. Per capire se a parte questo non lo approfondiamo, giusto per dirlo se vi interessa, c'è un nuovo rapporto del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti che ha chiarito la natura di molti presunti avvistamenti di UFO. Gli ultimi decenni, in breve, non erano alieni, quindi secondo mi spiace. Secondo me hanno fatto male a svelarlo così. Dovevano cavalcare. Ma dovevano ancora un po' cavalcare l'onda, ma perché ho proprio pensato, quando ho letto questo articolo, che ho detto assurdo che comunque hanno voluto proprio far chiarezza su tutta questa roba degli UFO, non si sono, secondo me, immedesimati nel fatto che le persone che ci credono, ok, agli UFO. Sentito abbaiare anch'io, ma penso sia nella canzone. Pazzesco. Si sono immedesimate con quelle persone che credono agli UFO e che il fatto che tu gli dica non esistono, secondo me gli fa sentire una solitudine nell'universo gigantesca. Vabbè, se ci pensi, comunque è terribile pensare che sei solo nell'universo. Ma non hanno detto quello. No, ok, però hanno detto. Mi stanno dicendo, guarda, quegli avvistamenti non sono UFO. Esatto, però ti fa dire. Meglio, non sono alieni, sono UFO, ma non sono alieni. Non sono alieni.
gran peccato. Cioè, magari tu ci credevi tantissimo. Ci puoi continuare a credere. Però non c'è più nulla di. Grazie mille, Fede Padawan, per i 19 mesi. Secondo me, se ci credi, non è che non ci credi più perché te l'ha detto il Pentagono. Ok, però almeno come posso dire, ti attaccavi a un qualcosa di concreto. Ok, cioè dicevi, cazzo, quella lì effettivamente. Ma lo possono ancora fare. Ma non erano alieni. Perché lo dice il Pentagono, in realtà, ma è il governo che non ce lo dice. Il governo che non ce lo vuol dire. 100%. Non lo so. Vabbè. Detto ciò, no, non andiamo oltre. Non andiamo oltre perché mi tengo anche delle robe per domani. Dai, mi tengo quegli articoletti lì per domani, anche perché devo fare un po' di robe. Devo toglierti quello che suggerisce Anna. Allora, no, della parte su Rocco Siffredi ne parliamo domani. Ne parliamo domani. No, non è lunga, però volevo dire un po' di robe, non le dico in così poco, quindi aspetto un attimino. Consiglia un libro a Spicace, che dice che dovrebbe leggere, ma... Consigli. Sono la persona più sbagliata, ti consiglierei di darti ai manga, se non ti piace leggere. Cioè, darti ai fumetti, obiettivamente leggere non è per tutti, sicuramente apre tantissimo la mente, ma nel senso puoi anche facilitarti la lettura con delle immagini. Cosa stai per tirare fuori? Ho paura. Oh cazzo, ha preso internazionale, signori. È finito. Segnalo per i fan, solito discorso, i fan di Zero Calcare, se sono interessati. Un'altra? Ah, bello. E per adesso, fino all'inizio, alla prima data dell'udienza del processo di Ilaria Salis, Zero Calcare pubblica questa pezzi, questa storia a fumetti a puntate della situazione di Ilaria Salis. Che poi, non so se siete collezionisti, andatevi a comprare l'ultimo numero. Ma questo me lo devi dire te, perché io non seguo molto i dibattiti in TV, però mi sembra che tipo la questione Salis sia un botto sfumata, cioè che sia rientrata adesso scesa, che da un certo punto di vista può essere positivo, dall'altro che non diventa troppo politica come cosa, al tempo stesso tanto non c'è, cioè finché non c'è l'udienza. Ok, no, però io pensavo non anche sono sviluppi. Cioè, da una parte il fatto che non se ne parli più del caso Salis, cioè è meglio perché magari non diventa una roba così grande, però allo stesso tempo magari è anche perché c'è disinteresse nei confronti del caso. Se ne stanno occupando, figura. Ok. No, vabbè, era un mio pensiero così, non lo so. Ricordiamo che comunque ci sono 2400 persone detenute all'estero, italiane. Quante? 2400 italiani detenuti all'estero, quindi Un bot. Comunque Gian Raffaele ci chiede: cosa ne pensate della storia del pugile Ryan Garcia? Non l'ho letta, mi dispiace, me andrò a informare. Ryan Garcia, ce l'ho qua in mente. Oggi non esce il video sulle birre analcoliche. No, perché non è né martedì né giovedì. Due, perché prima esce un altro video. Esattamente. Domani esce, se io non ricordo male, ma sicuramente ve lo sbaglierò, il video sui prodotti vegani. Confermo. Ce l'ho fatta. Dovrei fare l'audio. Tutto. E giovedì esce, se tutto va bene, il video in cui io e Nick cuciniamo due ricette con l'uso dell'uovo vegetale. Che avete già visto in live per alcuni voi eletti abbonati. Avevamo fatto tutta una roba speciale ed era piaciuto molto. Vedrete se abbiamo... Vabbè, per chi se l'è perso, se abbiamo vinto o abbiamo perso completamente. Detto ciò... Signori, arriverenze, noi ci vediamo domani mattina, mi raccomando segnatevi giovedì alle 8, inizio del alle 7, inizio della serata horror, alle 7 di sera? Ah, alle 8. Alle 8 forse serata alle 7, horror, alle forse alle 7, ma comunque vi annunciamo quel giorno lì. No, esatto, serata horror è giovedì. Giovedì e basta, ci vediamo domani. Vediamo anche venerdì? No, venerdì io ci sono. Sea of Thieves 4 ore. Sea of Thieves in live potrebbe essere portato, non ci avevo pensato. Figo. Bellissimo. Cazzo, bello. Devi trovare qualcuno. Ma ragazzi, non tuo fratello. No, prego. Ma lui spero lavori. No. Fai di tutto perché non. O almeno. Ma tu basta che gli dici hai rotto i coglioni. No, e non sono quel tipo di persona. Non sono. A domani. Ciao. Ciao, ragazzi.